Bentornati sul mio canale. Oggi continueremo a giocare a Borgo Sguardo il segreto dei templari. Dipendiamo da dove siamo rimasti. Non potevo. Parliamo di nuovo alla guardia. Serve di nuovo. Che c'è? Ok. Fa decisamente caldo qui. Devo lasciare la porta aperta per permettere l'accesso degli operai e allora, perché no? Alzai il riscaldamento. Potrebbe coprirsi meglio. Ho i guanti nel caso dovesse fare freddo, ma perché preoccuparsi quando fa caldo? Ci vediamo. Au revoir. Spensi il riscaldamento e attesi. Ok, ragazzi. Come avevo sperato, la guardia aveva indossato il guanto. Ora devo fare litigare. Serve di nuovo. Che c'è? Trattenni il respiro e sperai che non notasse la sostituzione. Ecco le chiavi, grazie. Merci, monsieur. Ci vediamo. Au revoir. Ora devo andare da lui. Ciao, sono di nuovo io. Chi c'è ora? Ci vediamo. Au revoir. Siamo ragazzi. Pronto, Nico, sono di nuovo io. L'avevo intuito. Cosa vuoi questa volta? Cosa hai detto all'imbianchino? Non lo ripeterò, Forge. Senti, ho bisogno che la guardia si allontani. Puoi ritelefonare e chiedere di chiamare di nuovo l'imbianchino? Ok, richiamo subito. Questo sembra un buon appostamento per osservare lo sviluppo degli eventi. Ehi tu, squilla il telefono! Sì? Chi è? Come faccio a saperlo? Non sono mica la tua segretaria! Non è una pollastra, vero? Sì, è una donna. Vai a rispondere? Ha una voce calda e sensuale, come cioccolato fuso? Sì, ha una voce veramente sexy. Muoviti, ti aspetti! Non voglio parlare con lei. Ho capito. Allora stai sprecando il tuo tempo blatterando con me? No, non capisci. Mi rifiuto di parlare con lei. Ti rifiuti? Ti rifiuti? Sto per. Non farmi ridere. Prezioso il tuo tempo. Sei sempre in giro tutto il giorno a Bighellonaire. Ho un lavoro di alta responsabilità. Ah! Non fare lo spirito. Impossibile! Altrimenti avrebbero assunto qualcuno competente. Cosa significa? Invece, tutto muscoli e niente. Perché tu? Sembrava che questo show sarebbe continuato per un po'. Era un'opportunità troppo bella per lasciarsela scappare. Non c'erano dubbi. Era lo stesso tipo di idolo che avevo visto in Siria. Baphomet. I templari erano sicuramente passati di qua. Ed era là. Decifrata dalle curve del calice, l'immagine di una chiesa. Ho
ho scoperto a cosa serviva il calice. Hai risolto l'enigma? Sì, c'era un quadro con una figura offuscata di Baphomet. Quando l'ho guardato sulla superficie lucida del calice, la figura è cambiata. Che cos'era? Una chiesa con un campanile. Non è una buona idea. Io ti ho portato un regalo dalla Siria. Oh, George, non dovevi disturbarti. Che cos'è? Questo. Una collana. È abbastanza pesante. Un tipico manufatto locale. Naturalmente, è bellissima. Davvero? Mi ricorderà sempre te. Penso che restituirò il calice alla contessa. Sbarigati, George. Mo' salviamo la partita, mo' possiamo andare in Francia. In Spagna, scusate. Aspetta, ancora mi fa sapere. Ok, ecco perché. Mi ero confuso io. Vediamo dopo. Di nuovo ritorno dalla Spagna. Spagna. Tu sta bene. Qua è uscita. Salve Lopez, come te la passi? Signor Stobart, che piacere vederti. Stai bene? Bene, grazie. La contessa è in casa. Ti sta aspettando. Ti mostro la strada. Non importa, la conosco. Signor Stobart, sento che ti devo delle scuse. No, non devi scusarti. Sono stato un po' maleducato durante il nostro primo incontro. Lopez, lascia perdere. Mi sono presentato come un venditore di olio di serpente. Non mi sarei fidato se fossi stato in te. Non capisci. Il ritrovamento del calice ha dato nuove prospettive di vita alla contessa. È meraviglioso. Lei sorride, lei ride. La gente dice che stia prendendo del Prozac. Così la contessa crede che la maledizione sia stata tolta? Non ne sarei così sicuro. La tua scoperta del calice era la prova che i Templari non avevano mai abbandonato i Vasconcellos. Conta molto per la contessa. Qual è la storia dietro la scomparsa? Si pensa che l'Inquisizione se ne sia impossessata quando fece irruzione durante un periodo di assenza di Don Carlos. Naturalmente negarono, e naturalmente... Ma dicevano... Non pensi che dicessero la verità anche a proposito dei bambini? Madre de Dios, non ci avevo pensato. Ma allora che gli successe? Non lo so. Se l'Inquisizione non li aveva presi, allora chi lo fece? Devi parlarne con la contessa. Contaci. Ci vediamo più tardi. Adios, signor Stobart. Abbiamo di nuovo la partita, ragazzi. Dovete una cosa, 86%. Ho finito quasi, L'ho finito quasi, ragazzi. No, lo specchio lo prende, cazzo. Stavolta lo devo prendere. Era un piccolo specchio appeso sopra al lavandino. Signor Stobart, che piacere. La prego, si sieda. Salve, contessa. Il piacere è tutto mio. Le ho riportato il suo calice. Accidenti, lo ha fatto pulire. Ho incontrato un prete affabile. Ha risolto il mistero dei Templari? No, non ancora. Non so nemmeno che cosa sto cercando. Ci sono molte storie che dicono che i cavalieri abbiano nascosto immense ricchezze. Quello che so è che non voglio che lo trovino dei criminali. Ah, è muy bello essere giovani e vivere secondo dei soliti valori morali. C'è ancora il mistero del pezzo degli scacchi mancante. Non credo che verrà mai risolto. A meno che non venga scoperto il destino dei bambini. L'Inquisizione fu sospettata di avere preso il calice e i bambini, vero? Ora sappiamo che non ebbero niente a che fare con il primo crimine.
E se non avessero nemmeno preso i bambini, allora che gli successe? L'Inquisizione ammise di avere ucciso il servitore di Don Carlos. Questo servitore aveva il compito di proteggere i bambini a ogni costo, vero? Esatto. Credo che nascose i bambini e il calice quando ebbe sentore che l'Inquisizione stava arrivando. Con lui morto e Don Carlos impazzito dal dolore, non rimase nessuno che conoscesse il segreto. Sa cosa significa, vero? Credo di sì. I bambini sono ancora qui, da qualche parte. Se fosse così, allora non è sorprendente che i Vasconcelos siano maledetti. Ho scoperto qualcosa di incredibile con quel calice. A Parigi ho trovato una chiesa dove hanno riconosciuto lo stemma. Ho trovato la tomba di Don Carlos de Vasconcelos. È sicuro? Non può essersi sbagliato? Lo stemma sul calice corrisponde a quello sulla tomba. Incredibile. Non so come ringraziarla. Devo andare là il più presto possibile. Sì, sarei felice di mostrarle la città. Ho scoperto qualcos'altro inciso sulla tomba di Don Carlos. Riferimenti biblici. Quali sono i riferimenti, signor Stobart? Salmi 32, 7, Corinzi. Non sono così brava da riconoscere i capitoli e i versi della Bibbia. Intendo, quali sono i passi citati? Ho dimenticato di chiederlo al prete. Oh, no. Forse no. Non è una buona idea. Faccio un giro intorno, se non le dispiace. Faccia come se fosse a casa sua. Io rimarrò qui. Scusate ragazzi se sto usando, ogni tanto uso gli aiuti, ma purtroppo non è facile ricordarmi tutto. Ok. Era la Bibbia spagnola che avevo preso in prestito dal mausoleo. Ok. Allora, torniamo. Come cazzo? Andiamo io con la contessa. Salve, le dispiace se mi siedo? Se metta pure a suo agio. Questa è la Bibbia proveniente dal mausoleo. Molto bene. Iniziamo. Il primo riferimento? Salmi 32,7. Tu sei il mio nascondiglio. Proteggimi dal male. Circondami con canti di liberazione. Il mio nascondiglio. Non si faccia prendere dall'entusiasmo. Questo potrebbe solamente portarci al luogo in cui abbiamo trovato il calice. Ha ragione, naturalmente. E adesso? Ok. Giovanni 4,11. Giovanni 4,11. Eccolo! Il pozzo è profondo. Il prossimo, veloce! Ok. Corinzi 4,5. Eccolo. Porteremo alla luce le cose nascoste. Nient'altro? Ancora uno. Salmi di nuovo. 22,21. Salvami dalla bocca del leone e dalle corna degli unicorni. L'ultima non è molto chiara. Leoni? Unicorni? Cosa significa? Non riesco a capire. I punti salienti sembrano essere un nascondiglio e un pozzo profondo. Il mausoleo non è certamente un pozzo, signor Stobart. C'è un pozzo nei sotterranei? Non lo so. Credo che ce ne dovrebbe essere stato uno una volta. Lopez è la persona miglior per chiedere qualsiasi cosa sulla tenuta. Faccio un giro in... Faccia come...
Ciao Lopez, hai un minuto? Certamente, signor. Cosa posso fare per te? Tu devi sapere praticamente tutto ciò che c'è da sapere su questo posto. Sì, ho trascorso qui tutta la mia vita al servizio dei Vasconcellos. Sai se c'è un pozzo nei paraggi? Un pozzo? Sì, signor. Questa era una volta una fortezza. Come puoi sopravvivere a un assedio senza acqua? Grande, allora dov'è? Come faccio a saperlo? Il pozzo venne coperto il secolo scorso, era pericoloso. E non hai nessuna idea di dove si trovasse? Nessuna, venne coperto ancora prima dei tempi di mio nonno. Devi avere una vaga idea di dove si trovi il pozzo. Doveva essere nel cortile della vecchia casa, per cui significa che si trova più o meno qui. Qui? Ok. Come facciamo a trovarlo? Ci deve essere un modo. Fammi pensare. Ancora nessuna idea? Non ancora, signor Stobart. Devo pensarci meglio. Ci vediamo più tardi, Lopez. Adios. È molto più gentile adesso. Mi sembra che qua ci deve essere. Sto andando di qua. Che ci deve essere una specie di... Non mi attirava l'idea di trascinare 30 metri di tubo, così me ne andai. Vediamo. Ah, prima devo trovare quell'asta, ok, capito, ok. E ora? E non c'era nulla da spegnere, sentendomi come un idiota. Vediamo se è così, ragazzi. La candela aveva bruciato ardentemente, ma solo per un paio di minuti. Qualche tipo di composto speciale, credo. Una forma complessa scolpita espertamente nella pietra. Pensai che fosse una specie di chiave. Era un pezzo di pietra liscio, intagliato in modo complicato, che era stato nascosto all'interno di una grossa candela. Ciao Lopez, aiuto. Certamente. Ancora nessuna idea? Stiamo cercando una sorgente d'acqua, vero? Sì. Per generazioni i contadini spagnoli avevano un modo segreto per localizzare l'acqua, anche se era a molti metri dalla superficie. Oh, non stai parlando di una bacchetta da rabdomante, vero? Eh?
Sai di cosa sto parlando? Ti procuri un bastone e vai in giro fino a quando il bastone si piega e inizi a scavare. Oh, ne hai sentito parlare? Credo che ne abbia sentito parlare gran parte del pianeta. Ok, procuriamoci un bastone. Un momento, deve essere un bastone speciale. Un ramo di nocciolo a forma da Y. C'è qualche nocciolo qui? Sì, qui. Questo è un nocciolo. Vediamo. Allora ragazzi, io direi che con questo video ci salutiamo qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, lasciate un mi piace. Un saluto da Steph Gaming. Ciao ragazzi.